Corso una stagione non buona in gigante, in slalom si è difeso, ha cambiato materiali, è tornato agli sci con i quali era riuscito a vincere la coppa di slalom e si era comportato molto bene anche in gigante. Vediamo oggi come va. Sì, qui era uscita sua sorella ieri. Vedete, queste lastre qui erano tradite un pochino anche lui, tanto direi, perché qualcosa aveva combinato sopra, ma su questo lastrone vedete, avete visto lo sci destro, gli è proprio completamente partito, anche perché si è fatto pescare un po' inclinato, difetto che l'ha accompagnato un po' tutto l'anno l'anno scorso, ma quando aveva cambiato materiale, ha avuto questa stagione di intermezzo in cui ha sciato con altri scarponi, tornando sui vecchi sci, questo difetto Si sembrava un vede po'. tanto Iscalini adesso che li sente abbastanza lui. Mi sembra che non ha preso proprio il ritmo giusto sul ripido, quando ha Guarda qua, è perso un più po' lento, troppo. è più lento. Anche lì Quindi prima del piano mi è purtroppo, sembrato un po' sì, lungo. e attenzione che lui parte col 16 per i 500 punti e più che ha nella classifica generale mondiale, perché sarebbe ancora più indietro. E quindi si sperava di vedere un Merck diverso in questa prima apparizione dopo essere tornato sugli sci di fiducia, diciamo. Purtroppo non è 3-18, così. 3-18 è ultimo in questo momento, sedicesimo. Lo avevo visto anche in allenamento a Saspe, ancora non è al top, mi dicevano i tecnici, anche perché lui prepara anche il gigante. Quale errore che abbiamo Sì, visto all'inizio. per Peccato un carità, po', però sì. sicuramente si doveva ancora abituare bene ai nuovi materiali. Un cambio è sempre un po' difficile, però.